Stefano Stranges, ci racconti come hai lavorato su questo Io alzo lo sguardo, su questo lavoro per il Festival dei Diritti Umani? Dunque, io ho iniziato girando per le varie situazioni e le attività dell'ONG Terre des Hommes. Ho sviluppato diversi progetti, ma ho deciso di focalizzare, per quanto riguarda questa mostra, il tema dell'infanticidio. Di conseguenza sono andato a trovare direttamente nei villaggi le bambine che sono state salvate dall'infanticidio da Shesian Ramu, che è il fondatore di Terre des Hommes Corps in India, e questo personaggio ha salvato più di 1500 bambine dall'infanticidio dal 1997 al 2007. È stato difficile lavorare con i bambini, com'era il rapporto fra te e loro? Ero ovviamente ogni volta introdotto e prima di iniziare a scattare ascoltavo le loro storie, ovviamente con un traduttore, intervistavamo le mamme e le famiglie di queste bambine, quindi cercavo di capire anche l'evoluzione della vita da quando hanno rischiato di morire da bambine in fasce fino ad oggi. Alcune di loro volevano assolutamente raccontare la gioia nel poter adesso dire di vivere la loro vita. Come hai scelto le foto che vedremo e vediamo al Festival dei Diritti Umani? Dunque, ho selezionato queste immagini ovviamente da un bagaglio di fotografie abbastanza imponente. Ho deciso di scegliere queste cinque storie, che sono storie isolate ma accomunate dal fatto di essere tutte cinque bambine salvate. Ho deciso di incontrare dalle prime bambine salvate nei fine anni 90 fino ad una delle ultime salvate alla fine del 2000. Quindi racconta un pochettino in una summa di cinque piccole storie il lavoro di questo personaggio che ha salvato effettivamente queste bambine dall'infanticidio. Ci porti a vedere lo scatto che senti più vicino a te? Dunque, suppongo questo, quello che poi in realtà mi sarebbe piaciuto che fosse un po' il sottotitolo della mostra, This in the Topic. Questa è una lavagna, il muro di Arini, di una delle ragazze, è un po' una lavagna per gli appunti e lei in questo caso aveva voluto rappresentare il topic del momento, dei suoi studi, delle sue attività. La cosa bellissima è che ho notato che ogni volta lei dipingeva sopra, per cancellare gli appunti magari passati che erano già stati magari risolti, e riscrivere sopra con nuovi orizzonti, nuovi programmi.